cosa succede nei servizi sociosanitari, nei servizi sanitari a seguito dell'introduzione dell'albo degli educatori professionali sociopedagogici e dell'albo dei pedagogisti. In generale si potrebbe dire che non succede nulla, perché il quadro normativo è chiaro: gli educatori professionali sociopedagogici operano nei servizi sociosanitari e sanitari limitatamente agli aspetti socioeducativi, questo lo dice con chiarezza la legge 205 del 2017. L'attività concreta che gli educatori professionali sociopedagogici svolgono in sanità è stata dettagliata dall'articolo 33 bis del DL 104 del 2020, al punto che sia il contratto della sanità privata prevede gli educatori professionali sociopedagogici, sia nella bozza che l'ARAN ha trasmesso ai sindacati, gli educatori professionali sociopedagogici hanno un inquadramento specifico dentro il contratto della sanità pubblica. Bene, quindi il quadro normativo complessivo è chiaro. L'esigibilità di questo quadro è ancora fatta a macchia di leopardo, per cui qui e lì ci sono ASL che assumono i professionisti dell'educazione laureati nel 19, mentre in alcuni spazi, in alcuni ambiti anche della sanità convenzionata, siamo sottoposti a continue frizioni, a continue tensioni legate al fatto che c'è in contemporaneo una professione, forse quattro professioni ordinistiche che si sovrappongono all'attività degli educatori professionali sociopedagogici. Ecco, questo non succederà più, cioè l'introduzione dell'albo e l'introduzione dell'ordine delle professioni delle professioni pedagogiche ed educative consentirà a questo punto di rendere esigibile un quadro normativo che era già evidente, chiaro e scolpito prima dell'approvazione della legge 55 del 2024, che istituisce l'ordine delle professioni pedagogiche ed educative e degli albi degli educatori professionali sociopedagogici e dei pedagogisti. Quindi, evidentemente non succede nulla nel quadro normativo, succede tantissimo perché quel quadro normativo che era già stato definito ha la possibilità reale di essere messo in pratica, di essere effettivamente attuato.